Andiamo. Da sopra. Incubi. La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. Una barca! Toccare l'acqua. Perché? Sai cosa c'è sotto? No, è buio pesto. Allora non toccare l'acqua. Ora arriveremo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco, talvolta dal letto. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico.
Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Guarda, è Thor. Thor, il dio del tuono. Esatto. Non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dèi. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio esil, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Quello cos'è? Un muro? Fatto di... Ma cosa sono? Non me lo dire. Vedere qualcosa laggiù, proprio in mezzo all'acqua. Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Dice: sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo? Lascia non è tornata indietro. Sure.
facendo? Non lo so. C'è un relitto laggiù in fondo, lo vedi? C'è anche la statua di Thor, però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era, vedi? Ecco la montagna. Guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua, per fortuna no, c'è anche un molo. Laggiù, vicino alla bandiera. Prima attacchiamo, vedi? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. Da molto tempo. Non sembra funzionare. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Ho giusto qualcosa per voi due. Bro. Come hai fatto? Non sono affaracci vostri. Entrate, ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto. L'ho visto io per primo. Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo.